anche più là. Così vicino mi puoi contagiare, fatti più là. Così il virus mi puoi attaccare con le mani che tu hai. Quante gel tu devi usare con la bocca che tu hai. Mascherina o sono guai, fatti là, fatti là, fatti là, fatti là, fatti più là. Amici carissimi, ben ritrovati con le nostre telecamere. Oggi siamo qui ad Andria in via Fleming, un punto cruciale dove troviamo autonoleggio Cupido. Ed eccola qua la signora Cupido, è lei? Come la signor Cupido? Vedi che quello è il nome dell'azienda, Cupido, è anche il soprannome di mio marito che quando era giovane, siccome aveva i capelli biondi, faceva innamorare le ragazze, allora lo chiamavano Cupido. Vabbè, va. Come dire, il caso di dire I'm free to the pool. Non si capisce. E quindi questa è la nostra azienda di cui veramente andiamo fieri. Abbiamo un sacco di automobili di ogni tipo, per ogni ricorrenza. La spouse che si vuole sposare con la carrozza, quel che si vuole sposare. Per esempio questa è la macchina, una delle nostre macchine di punta. Se uno vuole essere accompagnato all'altare con la Ferrari, abbiamo la Ferrari. Eccola là. Eccola qui, ecco, belli. Signora, chi sarebbe qui, signore? Quello è Cupido, che se sta a farci 10 minuti di sonno. No, siccome lui la porta la macchina, quello si stanca, fa le consegne, quindi... Mm. E invece da quest'altra parte, come potete vedere, abbiamo delle macchine d'epoca, un gioiello proprio, il nostro maggiolino, guarda quanto è bello. Questo stiamo toccando un po' l'annata 70, dico sì, bene? Sì, sì, sì. Non so se ve l'ho fatto vedere abbastanza bene i maggiolini. Questo è il nostro maggiolino, eccolo. Vabbè, no, è quello mio marito, siccome poverino, quello fa lui le consegne ed è lui che guida, allora ogni tanto si consente qualche minuto di riposo. Infatti ho sentito parlare molto bene di suo marito, sì, perché è una persona alquanto frizzante, sì, devo dire. Sì, molto frizzante, perché... tranne quando dorme, perciò proprio non si capisce. E invece adesso cosa ci vuole consigliare? Vi faccio vedere, sì, per esempio, un altro mezzo meraviglioso, molto molto raro, che è il nostro fantastico sidecar. Non so se si può vedere da questa parte. Chiami. È sempre suo marito? È sempre mio marito. E per concludere, carissimi signori, Cupido non è solamente autonoleggio, ma è anche Cupido Service. Come vi leggo qui, consegne rapide a domicilio. Ma che cosa consiste? E che cosa consiste, signore? Ve lo dico io, scusa, la voglio di Cupido qui. Allora, per esempio, ho preparato una torta che voglio far assaggiare a mia madre e non posso uscire di casa per consegnarla. Chiamo Cupido, porta la torta a casa di mia madre. 5 euro di spese, Cupido, prendo la torta e l'accompagna a casa di mia madre. No, per esempio, Madonna, senti, signor Cupido, devo consegnare una frittata per la far assaggiare a mia cugina. Allora, signore, veniamo subito. Vieni, prendo la frittata, 5 euro e porto la frittata a casa di mia cugina. Ma perché è veramente interessante questo tipo di servizio. Ma lo stesso i chiangoni, se vuoi portare i mattoni, se vuoi, qualsiasi cosa vuoi consegnare, loro lo fanno. Senza escludere la grande parmigiana, giusto? La parmigiana. E naturalmente qui dietro abbiamo i mezzi e per il trasporto e naturalmente anche per quello se la vede mio marito. Okay, questo è il mezzo che vedete alle nostre spalle, eccolo qua. Quello è mio marito che consegna quando non dorme. Beh, a Sama fa Cupido! Eppure, cari signori, parlavano del signor Cupido come una persona alquanto frizzante ed è sveglia e devo dire che lui ha un servizio celere e rapido. Quando ed non dorme. Quando non dorme. Cari signori da Cupido Service Autonoleggio qui ad Andria, li troverete in via Fleming, è tutto a voi studio. Domicilio, rapidissime! Afraid to the pull! Brava, rapide, Cupido! Ciao a tutti!